Ultimamente, purtroppo, ho visto diversi video sensazionalistici fatti più per attirare l'attenzione che non per informare. Anzi, si trattava spesso di video che addirittura dicevano cose false o incomplete o scorrette, ma che avevano invece chiaramente come unico obiettivo quello di conquistare la vostra attenzione e quella di molti altri. Insomma, video fatti solo per essere guardati, ma non necessariamente con informazioni corrette. Ora fate molta attenzione a questi video perché sono molto affascinanti, riescono a catturare l'attenzione di molte persone in maniera molto semplice, però a volte o non dicono le cose correttamente o addirittura dicono proprio cose sbagliate, quindi fate attenzione a credere a quello che viene detto in quei video. Insomma, quando vedete un video che solletica le vostre emozioni, che ne so, vi stupisce o vi fa arrabbiare, insomma, o vi fa gioire molto, fate molta attenzione perché può darsi che sia un video sensazionalistico fatto solo per conquistare la vostra attenzione e non necessariamente per informarvi dicendovi le cose esattamente come stanno. In particolare, dubitate di tutti quei video in cui non vi vengono dette le fonti da cui sono state attinte le informazioni che vi vengono dette, in modo che voi di fatto non possiate andare a controllare. Spero che abbiate notato che invece io solitamente dico sempre quali sono le mie fonti e quando posso addirittura le faccio vedere, metto i link in descrizione, in modo che chiunque possa andare a verificare e volendo anche ad approfondire per cercare di capire se ho detto cose che corrispondono alla realtà oppure no. Ebbene, chi non lo fa, chi vi nasconde le fonti, non vi dà modo di verificare, di andare a controllare, quindi sia che lo faccia volontariamente, sia che invece lo faccia involontariamente, comunque non vi mette nella condizione di poter andare a controllare se quello che viene detto è reale. Ricordatevi che ad esempio il motto di Bitcoin e della decentralizzazione è Don't trust, verify. Non fidarti, ma vai a controllare di persona. Pertanto, ogni volta che qualcuno vi dà un'informazione senza che vi dica dove l'ha presa, in modo che voi di fatto non possiate andare a verificare, dubitate di quello che sta dicendo. Inoltre, ogni volta che vi imbattete in un video sensazionalistico che è evidentemente fatto per solleticare le vostre emozioni, voi dovete avere il doppio dei dubbi, perché magari quel video serve proprio solo a quello e non ad informare. Anche perché con la realtà e la verità raramente si riesce a solleticare le emozioni e l'attenzione delle persone. Quindi i video forzati da questo punto di vista spesso usano menzogne o mezze verità. C'è una famosa frase che dice non rovinare una bella storia con la verità. Cioè, in altre parole, se uno vuol fare un video sensazionalistico, molto spesso non può farlo con la verità perché raramente la verità è sensazionalistica. Quindi il mio consiglio è, quando c'è qualcosa che veramente vi sembra un po' strana, andate a verificare e se chi vi sta dicendo quelle cose non vi dice qual è la fonte, cioè fa in modo che voi non possiate andare a verificare, sia che lo faccia volontariamente, sia che lo faccia involontariamente, voi comunque dubitate. Fino a prova contraria, dubitate. E se poi non doveste essere in grado di approfondire, magari andate a chiedere informazioni a qualcuno esperto che veramente ne sa, in modo che vi possa dire, sì, guarda, questa informazione è vera, anche se non c'è la fonte, oppure no, guarda, questa informazione è inventata. Ma mi raccomando, non credete a tutto quello che vi dicono, soprattutto quando ve lo dicono in modo evidentemente fatto per catturare la vostra attenzione, perché lì il dubbio deve essere molto, molto elevato. E ricordatevi che per qualsiasi chiarimento che riguardi Bitcoin oppure le criptovalute, potete scrivermi via email, perché via email io rispondo sempre a tutti. Al massimo, se non vi so rispondere, vi rispondo dicendo: guarda, mi spiace, ma non sono in grado di rispondere. In genere, cerco sempre almeno di dare un'alternativa, cioè di dare un link che permetta comunque di approfondire. Un saluto, ciao.